Saverio Mirarchi, presidente CR Calabria, buonasera. Buonasera Antonio, buonasera. Presidente dei presidenti, va bene, dai. No, troppo, è troppa, troppo alta. Vabbè, cosa. Però in Calabria sicuramente sì. Certo. Ci sono anch'io, ci sono anch'io. Buonasera Enzo, buonasera. Che sono questi clacson di sfilate? Sono ovviamente su un campo di calcio la domenica pomeriggio a seguire una manifestazione sportiva, un memorial, il ricordo di un nostro dirigente federale, presidente della delegazione dell'Alto Tirreno, che purtroppo qualche anno fa ci ha lasciati. Abbiamo organizzato un memorial in suo ricordo, stiamo facendo giocare un po' di bambini del territorio. Sì, si parlava prima di attività nel settore giovanile con Ramunno, no? Il fatto che sia saltato il torneo delle regioni, però sembra che Mirarchi stia pensando a qualcos'altro per comunque dare visibilità e spazio e opportunità di svago anche ai ragazzi, agli under 17 in questo caso, mi pare di capire. Ma sì, soprattutto i ragazzi, che sono quelli che di tutta questa vicenda legata alla pandemia purtroppo ne hanno tratto le peggiori sfortune, se vogliamo definirle tali, nel senso che hanno giocato poco, hanno perso un paio d'anni di scuola calcio, di crescita tecnico ed etica, e quindi insomma, in qualche modo dobbiamo fargli recuperare questo tempo perso, ed è uno degli impegni importanti che stiamo provando a portare avanti in questo periodo. Sì. Lo facciamo così, manifestazioni territoriali, con eventi, con attività di settore giovanile, per dargli opportunità di confronto, che è quello che purtroppo gli è mancato in questi due anni. Sì. Intensa attività che riguarda anche il calcio femminile, che sta prendendo la giusta piega, mi sembra di capire. Sì, anche lì le cose stanno andando bene. Quest'anno abbiamo fatto un bel campionato regionale, lo stiamo ancora facendo, è in corso, con 6 squadre di calcio a 11, l'eccellenza. Abbiamo anche il campionato di calcio a 5 femminile, che ci sta dando grandi soddisfazioni. Con le ragazze parteciperemo ad un torneo, ad un quadrangolare rappresentativo in Abruzzo, proprio per dargli opportunità di confrontarsi anche loro con altre regioni, con altre realtà, per capire anche dal punto di vista tecnico a che punto è il nostro calcio nel confronto con altre regioni d'Italia. Presidente, la lascio nelle mani di Vincenzo Tarsi, che sicuramente ha una domanda succulenta. La cosa mi fa paura, la cosa no, domande, guarda, Antonio, lavorato, perché io gli potrei fare solo dei complimenti, perché alla fine magari lui è stato anche quello d'artefice di portare a termine questi campionati. Posso fare solo delle considerazioni più che domande, ecco. Direi che noi siamo stati sfortunati a interrompere i campionati quando in Calabria non avevamo contagi, no? Però non eravamo vaccinati e non c'erano, eravamo quasi a zero di contagi, e adesso invece che siamo nella nostra ondata vera che c'è stata in Calabria, questa qui, che noi abbiamo subito questi contagi, siamo riusciti a portare a termine i campionati, ecco. Sono contento e felice, penso anche lui, di questa situazione, però è una considerazione che ho fatto in un certo qual senso quando, insomma, però si è inventato quel campionato di mini eccellenza che alcuni non hanno preso in considerazione, però ha portato nella regolare stagione dei campionati a dare quella continuità. Ecco, oggi siamo arrivati al 31esimo campionato ed è segnato su tutti i libri, sarà di storia, su Wikipedia, ovunque, ecco. Solo considerazioni, poi magari se me la fa lui a me la domanda gli potrei anche rispondere. Al contrario. No, grazie, è vero che vabbè, gli artefici, i veri artefici sono state ovviamente le nostre società, che in un momento così difficile hanno avuto il coraggio, la voglia, la forza, la determinazione di mettersi in campo. Noi da parte nostra ci abbiamo creduto, quello sì, abbiamo voluto fortemente che le attività non si interrompessero completamente, abbiamo trovato sponda e siamo riusciti a non interromperle. E la cosa che mi inorgoglisce è che lo abbiamo fatto tra le poche regioni d'Italia con tutte le attività.
che noi abbiamo fatto, come ricorderai, col calcio 5, col calcio 11, col calcio femminile. Sì. Quindi questo ovviamente è stata la soddisfazione anche in confronto ad altre regioni più grandi della nostra numericamente, che non ci sono riusciti. Ecco, sì, questa è una cosa che ci ha dato grande soddisfazione. Chiaramente comunque il Covid ha lasciato degli strasci, che bisogna recuperare un poco di terreno perduto. Ecco, la prospettiva è che si possa lavorare serenamente la prossima stagione. Oramai, diciamo, abbiamo trovato la strada verso il definitivo ritorno alla normalità, o comunque il Covid potrà creare qualche problema ancora, Presidente? E questo purtroppo non lo possiamo sapere, chiaramente possiamo solo sperare di aver trovato la giusta soluzione, eventualmente per convivere col Covid. Sì. Perché credo che sia questo ovviamente l'obiettivo, poi che ci sia o meno nel prossimo autunno, nel prossimo inverno, dobbiamo augurarci di essere arrivati al punto da saperci convivere senza interrompere le nostre attività. Sì. Ma questo è un discorso ovviamente che vale per lo sport, per il calcio, ma anche per tutti i settori, che è il vivere civile, certo. Sì. Ma quello è appunto, ricollegandomi a questo, io penso che adesso la situazione sia quella economica. Lo strascico importante che ha lasciato il Covid è quello economico. In certo senso abbiamo bisogno di un po' di tempo per far riprendere tutte le nostre attività in un certo qual modo. Poi ci si è messa anche la guerra, insomma, a dilaniare quel poco che eravamo riusciti un po' a costruire, e quindi adesso bisogna ripartire dall'economia. Io penso che e lì purtroppo si ripercuote anche sui nostri campionati, è chiaro. Sì, certo, non è un gran momento, perché effettivamente quando sembrava che ci fossimo tirati fuori dall'evento più negativo col quale magari tutta la nostra generazione si è confrontata, ne è venuta fuori un'altra che rischia di diventare ancora peggio, perché poi i risvolti economici, penso al gas, penso all'energia, penso ai costi che purtroppo ovviamente poi potrebbero incidere anche sulle nostre società sportive, volendo rimanere nei nostri temi, potrebbero condizionare il futuro. Ecco, auguriamoci che anche quest'altra finisca presto, che passi velocemente e non lasci strascichi negativi per il nostro mondo. C'è da recuperare qualche defezione, perché seconda, terza categoria, pure prima categoria, qualche realtà è scomparso, è ripartita proprio dal basso, quindi è stato anche un anno di transizione questo verso il ritorno alla normalità. C'è da lavorare in tal senso, Presidente. Però diciamo, Antonio, che è rimasto grosso modo nella norma. Ecco, noi ogni anno ci siamo confrontati con un finale di campionato che purtroppo ci ha tolti via qualche realtà, diciamo che è fisiologico, e quindi anche da questo punto di vista ritengo che si possa dire che abbiamo tenuto botta, nel senso che non è stato forse il Covid a farci perdere qualche realtà, ma è stata purtroppo diciamo così, quel po' di consuetudine che accade a fine campionato. Vedremo ad inizio invece del prossimo autunno come avremo effettivamente ricostruito le nostre attività. Sì, perché bisogna lavorare proprio sul territorio con le delegazioni. Certo, sono state impegnate, immagino. Assolutamente sì, ecco quello che dicevamo prima all'inizio, queste manifestazioni, queste attività giovanili servono proprio a mantenere viva l'attenzione nei territori, che sono quelli che poi effettivamente lavorano e devono contribuire alla crescita del nostro calcio. Bene, Presidente, grazie per l'intervento. Siamo quasi in chiusura di stagione. Io solo una domanda volevo fargliela, però una vai, la faccio. Se c'è. È anche provocatoria. Mi sembrava strano. No, non è una domanda. Da scherzo. No, l'altra volta sono stato in un paesino della provincia di Cosenza, Santo Stefano di Logliano, e ho molti amici là, e spesso alcuni mi hanno conosciuto anche sotto la veste di telecronista, insomma, della mia passione, a me, a noi di Stadio Radio. E la domanda che mi hanno fatto in parecchi è stata proprio quella: ma quelle belle partite che facevate il sabato, noi che siamo qui sperduti, vedevamo. Ma non è solo qua, anche altre persone che mi scrivono sui social, che mi chiedono questa cosa, gli manca, Saverio, ti dico veramente, ma non perché noi siamo parte presa, ma ho avuto questo sentore che quell'appuntamento era un appuntamento quasi sociale, guarda.
Guarda, a me hanno chiamato anche da fuori nazione. Bene. Per dirmi che si aspettavano la prosecuzione di quel progetto che ha dato grande soddisfazione. Era un progetto che piaceva un po' tutto, a tutto il nostro movimento, no? Ti do anche un'altra chiave di lettura, quella era spesso una gara che veniva visionata dai nostri arbitri per vedere, insomma, ecco, e ragionare su quelli che erano gli errori tecnici che accadevano durante le gare. Quindi ecco, volendo essere e discutere la cosa a 360 gradi, era diventato anche un momento di crescita tecnica, per cui non posso che augurarmi che insieme l'anno prossimo si riesca a farlo ripartire questo progetto, perché credo che abbia dato soddisfazione un pochino a tutti quanti noi. Sicuramente. Beh, quell'insieme non significa solo Stadio Radio e Comitato Regionale Calabria, certo, perché sono tante dinamiche dietro, lo dico pure pubblicamente, senza insomma, bisogna anche, diciamo, aprire la propria mente in linea di generale un po' tutti. Grazie, Presidente, per l'intervento. Grazie a voi. E alla prossima.